Ebbene sì, è proprio un bucol. Ti avevo avvisato e questo è il risultato. Sinceramente non pensavo fosse così, però diciamo che questi non erano previsti. Allora, non mi dilungherò molto sulle trame perché preferisco addentrarmi nelle trame di ogni libro nel momento in cui... Spiegarle a te, ovviamente, per raccontarle che spiegarle, sono una professora. Nel momento in cui io le avrò letti, quindi non mi dilungherò su questo. Ti lascerò comunque i link ad ogni libro, o vabbè, credo ad ogni libro, in descrizione, il link di Amazon, perché ti ricordo che sono affiliata ad Amazon, quindi se vuoi acquistare attraverso uno dei link elencati sotto, io ti ringrazio. Partirei con il ringraziare tantissimissimissimo e a scusarmi anche con Nick e Vale. Nick nel canale Duca Von P e Vale di Vale Libri. Allora, ringrazio tantissimo perché il pacchetto mi è arrivato, voi lo sapete, vi ho scritto e veramente non me l'aspettavo. Non se l'aspettava neanche Leonardo perché quando l'ha visto il pacchetto lui ha detto è mio. E ovviamente sì, c'erano dentro due libricini anche per lui, quindi vabbè, qualcosa di suo c'era, però non lo mollava, cioè lui voleva anche i miei dei libri. E chiedo scusa perché io avevo realizzato un video dello spacchettamento che avrei voluto anche postare sul canale, ma è intervenuto quello sciagurato di mio marito, facendo un po' il demente. Secondo me sembrava una cosa un po' fuori luogo, non scenderò nei dettagli, però vabbè, non ho portato a termine la cosa. Comunque, partiamo subito dai vostri regali, che sono Susanna Tamaro, Tobia e l'Angelo, libricino che mi ispira un casino, e di cui però non ho idea di chi sia la casa editrice. Mondo Libri. Ah, qui c'è il bigliettino che mi avete scritto. Mondo Libri, non so chi siano. Vabbè, è un libricino che ha anche delle immagini e io non vedo l'ora. Ah, iniziamo con queste frasi. Vabbè, altro libro che mi avete regalato è La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo di Audrey Niffenegger, boh. Edizioni Mondadori. Anche questo era un libro che avevo in wishlist e che anzi dovrò anche depennare perché adesso che ce l'ho ovviamente, ta-tam! E quindi questo. E i due libricini, aspetta che appoggio qui quello di Susanna, se no non si vede. I due libricini che avete regalato a Leonardo sono La nuvola di Franco Cavani e Franco Zambelloni, edizioni Tre Lingue Sa, boh, nuove edizioni Tre Lingue Sa, collana Due Franchi. Vabbè, è un libricino che è fatto così, che a Leonardo piace un sacchissimo. Questo è cortissimo perché però a lui piace tantissimo. E altro libricino che adora e di cui ha già staccato, dov'è? Qua, le figure, vedi? Ecco, perché ci gioca. È l'Arca di Noè. Questo, aspetta, Cartusia, vabbè, di Sabina Colloredo e Carlotta Parisi. Faccio anche fatica a leggere perché sono scritti così, ok. Questo comunque è il libricino, è un libro così, che ha da una parte... La storia, diciamo, rappresentata a figure, dall'altra la storia proprio scritta. Questo è il libricino, anche questo Leonardo adora. Poi passiamo a tre libri usciti in edicola. Questi non sono acquisti, non erano acquisti decisi o comunque voluti da tempo, ma occasioni. Perché Famiglia Cristiana sta facendo uscire una serie di libri di Chesterton. Io di Chesterton, l'unico libro che ho letto di Chesterton, ma che ho adorato e di cui poi abbiamo anche tratto un musical con l'oratorio, ma ti parlo di 100 anni fa,
è stato Le avventure di un uomo vivo, libro che io ti straconsiglio perché è veramente, veramente carino. Con Famiglia Cristiana stanno uscendo una serie di gialli con il protagonista Padre Brown. Io, nonostante non sia più una frequentatrice assidua della chiesa, e non ritagliandomi tanti spazi per pregare, resto comunque affascinata da tutto quello che riguarda i personaggi cristiani, che possono essere comunque non solo figure proprio come sacerdoti o quant'altro, però anche insomma con tematiche. Vabbè, lo sai, ti ho fatto anche un video con quelle robe lì. Anzi, recupererò tutti i miei libri e ti farò un video a riguardo. Libri che ho letto anni or sono. E vabbè, comunque, i libri di cui ti parlo, che sono di Chesterton, sono L'innocenza di Padre Brown, Famiglia Cristiana li fa uscire a 8,90. Ovviamente dei primi due non ti so dire il prezzo, perché sono regali. Primi 4. E io però, essendo un edicolante e conoscendo la furbizia, li pago 6,90 perché tolgo il giornale perché ho dei clienti che comunque lo acquistano e quindi risparmio 2 euro, perciò io li pago 6,90 euro. Ma il costo ufficiale è 8,90 euro perché sono legati al giornale ed escono da me, quindi in provincia di Brescia, insomma, escono di giovedì. Le uscite dei settimanali non sono mai uguali in tutta Italia perché dipende dalla distribuzione, tutto questo. E quindi no, non ti so dire l'uscita ufficiale per tutta Italia, da me escono il giovedì. Quindi ho recuperato il primo, L'innocenza di Padre Brown, e La saggezza di Padre Brown. Oltretutto queste copertine che a me piacciono tantissimo, bianche con questi riferimenti ai sacerdoti che boh, mi piacciono. E altro libro che è uscito sempre in edicola e che non potevo non acquistare, mi pare a 10,90 euro. Aspetta, mi sono tenuta il talloncino in tasca. Sì, ed è uscito. Ah, questo è un libro che è sponsorizzato da Sorrisi e Canzoni e Donna Moderna, al costo di 10,90 euro, ed è questo di Umberto Veronesi, ovvero Il mestiere di uomo. Umberto Veronesi sappiamo benissimo tutti chi sia stato, perché ormai non, ahimè non c'è più, e leggendo dietro, non lo so, mi ha affascinata tantissimo e non ho potuto non prenderlo, quindi questo mio. Poi, chissà che lo metto così perché altrimenti fra un po' non si vedono più i libri. Allora, ho una lettura condivisa in programma con Milly 8600 e ti sto parlando di Tre uomini in barca che seguiremo con Tre uomini a zonzo, che però già ti avevo fatto vedere in un altro book haul, quindi questo non rientra in questo book haul. Abbiamo deciso di partire da Tre uomini in barca di Jérôme K. Jérôme. Questa è un'edizione universale economica Feltrinelli al costo di 8 euro, perché quando io ho preso Tre uomini a zonzo, lei mi ha fatto notare che precedentemente era stato scritto Tre uomini in barca e quindi per fare una cosa fatta bene abbiamo deciso di iniziare a leggere questo, successivamente Tre uomini a zonzo e poi parlarne, dare le nostre impressioni. Mio papà, che è uomo molto saggio, mi ha detto: Laura, mi raccomando, non ti illudere che l'umorismo sia un umorismo immediato, cioè un umorismo di adesso, dei nostri tempi, perché è un umorismo un po' vecchio. Quindi mi ha detto: non ti spaventare per questa cosa. Io, non conoscendo una fava di questo libro, terrò in considerazione il consiglio di mio papà e poi ti farò sapere. Poi, da mio papà, che ha una collezione immensa di libri, mi sono fatta prestare La fattoria degli animali di George Orwell. Questa è un'edizione dei Miti Mondadori che una volta costava 5.900 lire. Ebbene sì, ho
È un'edizione tascabile. Io ricordo che questo è un libro che lessi alle medie, mi pare, o primi anni delle superiori, non ricordo più perché è passato un po' di tempo e non lo capii. Poi non ho idea del perché, forse sentendoli parlare, oh, io a quest'ora sbadiglio sempre, ma si può. Sentendone parlare svariate volte su YouTube, vabbè, ho deciso comunque di rileggerlo perché voglio vedere se magari adesso che sono un po' più vecchiotta posso apprezzarlo. Poi è stato il compleanno di mio fratello tempo fa, e ai inizi di gennaio. E cosa faccio, cosa non faccio? Mia mamma mi ha detto: per piacere, vammi a raccattare due libri per l'Andrea. Ok, ho preso due libri in libreria e mi sono girata e ho visto questo libro di José Saramago. E sapendo che lei è molto famosa, lei, lui, scusami, è molto famoso per il libro, non me lo ricorderò mai. Vabbè, ha scritto comunque un libro. Ma perché non mettono l'elenco? Oh. Va bene, ha scritto talmente tanti che non ne ho proprio idea di quale sia quello che ho sentito parlare, di cui ho sentito parlare maggiormente, ma non importa. Mamma, ma sai che non mi viene neanche in mente? Cecità. Mica pensarci, Laura, ti applichi e ce la fai. Io invece ho preso il Vangelo secondo Gesù Cristo. Questo giusto per fare riferimento ai due libri di Chesterton. Questo ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura con questo romanzo e non lo so, mi ispirava parecchio. Ho letto dietro, questa è un'edizione appunto Universale Economica Feltrinelli al costo di 10 euro. Boh, mi ispirava parecchio e ti farò sapere. Poi, ti ricordi che ti ho fatto vedere i libri di Dickens sul Natale? Su internet ho trovato una raccolta di questi libricini, di cui poi ho scoperto che ce n'era anche un altro che io avevo già letto. Molto bene, Laura. Però dei primi quattro io non avevo ancora letto nulla. Del Grillo al focolare, Le campane, e poi Volesse il cielo che me li ricordasse tutti. Non sia mai, ma forse Laura se va in fondo magari c'è anche un elenco. Eccolo qua. Vabbè, Canto di Natale ce l'ho e l'ho letto e straletto. Le campane, Il grillo del focolare, La lotta per la vita che ho letto e lo stregato e il piatto col fantasma, e il patto con fantasma. Ma io allora altri due libri che ho lì? Vabbè, devo controllare meglio. Ah, ma se sono ignorante. Comunque questo, I racconti di Natale di Charles Dickens. Copertina che mi ispirava un sacchissimo, molto natalizia, io giustamente la prendo a gennaio. Edizione Burr, costo di 13 euro. Cartonata. Niente di speciale perché all'interno è bianca, bianchenta, però mi piaceva un sacco e quindi perché no? Poi, sempre per rimanere in tema natalizio, perché io devo arrivare sempre dopo, ma mi sto portando avanti per le letture per il prossimo dicembre di Louisa May Alcott, vabbè, Racconti di Natale, ta 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 tam, edizione Garzanti al costo di 6,90 euro. Anche questo non potevo non prenderlo. Prima perché mi piaceva il fatto che era così piccolo. È rosso con un fiocco di neve e questa copertina già la adoro. E non lo so, poi Louisa May Alcott, sappiamo tutti che con Le piccole donne non potevo non prenderla. Poi, prima di passare a, perché ho lasciato per ultima la chicca, che è questa. Allora, prima di passare alla chicca, non vedevo l'ora di effettuare il mio ordine su IBS, da cui appunto ho preso parecchie cose. Perché era in uscita, e mi pare uscisse il 16, mi pare, Animali Fantastici,
di J.K. Rowling. Ok. Quando l'ho sfogliato, aspetta, questa è un'edizione Salani Editori al costo di 16,90. Quando l'ho sfogliato mi sono resa conto di questa cosa. Ti ricorda niente questo stile di scrittura? A me sì, a me ha ricordato l'ultimo, che guai a nominare questa cosa come ultimo libro della serie perché i più inorridiscono, però l'ultimo libro c'è La maledizione dell'erede di Harry Potter. Io non ho guardato. Esatto. Allora, dentro c'è scritto proprio che questo libro è la sceneggiatura integrale del film. Quindi, se qualcuno di quelli che non hanno per nulla apprezzato il libro di Harry Potter, La maledizione dell'erede, osasse mai comprare questo, sarebbe, no, non posso insultare le persone, però secondo me non avrebbe senso. Perché se vi ha fatto cagare quello, soprattutto per come era scritto e perché comunque non dava niente di più alla storia e tutto quanto, non vedo perché vi dobbiate comprare questo, perché lo stile è esattamente lo stesso. Quindi io ho amato lo stile di quel libro lì, perché comunque sia con anche con la descrizione di adesso entra Orlando nella stanza e bla bla bla, io proprio mi sono fatta il film mentale, quindi penso che sarà lo stesso per questo e lo leggerò più presto, anche perché questa, essendo poi scritto così, sarà una lettura veloce, poi non è altissimo, comunque sono quante paginette, tesoro. L'autrice, il progetto grafico, bla bla bla, 272. No, ho sbagliato. Importare ringraziamenti, eccoci qua. 267 pagine, quindi cioè, voglio dire, ma 267 pagine scritte così. Quindi capiamoci. Cioè, ok. Passiamo alle chicche. Allora, c'era qualcuno che ha comprato il libro Miss Potter. Io il libro non sono ancora riuscita a trovarla, mannaggia a me. Però il film l'ho adorato, 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 adorato. E il film era praticamente il racconto di Beatrix Potter, di come lei, nel periodo in cui è vissuta, non poteva, lavorare nel mondo dell'editoria come scrittrice e disegnatrice per bambini, ma come desiderasse talmente tanto farlo che alla fine, grazie alla sua enorme forza di volontà e anche ad un pizzico di fortuna, ce l'ha fatta. E ho comprato due chicche. La prima si intitola Il sarto di Gloucester, fiaba di Natale, con le illustrazioni originali, ta-tam, Beatrix Potter. Questo libricino qui così mignon, perché veramente è grande, ecco, costa ben 10 euro. È sottile sottile, però io non so neanche a Interlinea, la casa editrice è l'Interlinea. All'interno, tesoro mio, è fantastico, cioè guarda che illustrazioni, guarda questi coniglietti. Guarda se non è bellissimo. Guarda, guarda. No, dov'è che sono qua? Cioè, questa è la prima chicca. Ma la seconda, cioè la seconda è qualcosa che veramente ok. Sei pronto? O pronta? È Il mondo di Beatrix Potter. Io questo libro qua l'ho visto appoggiato in verticale in libreria alla Giunti. Aspetta che mi sposto un attimo i miei tre uomini in barca e tre uomini a zonzo. E quando l'ho visto non potevo crederci, l'ho guardato ed era bellissimo, ma costava mi pare 32 euro, anzi, vediamo subito se è vero, esatto, 32 euro. Quindi mi sono detta no, non posso acquistarlo perché costa veramente troppo. Ho guardato su IBS mi sembrava costasse 27,20 euro, per carità, è tantissimo anche così, però rispetto ai 32 ho detto risparmio comunque 5 euro e non ho resistito perché il libro in questione è questo.
Cioè, guarda quanto bello è il mondo di Beatrix Potter. Allora, vedi che la scritta è argentata e anche leggermente non in rilievo. Comunque sembra proprio pressato. C'è anche la grecchina intorno, argentata, ci sono questi disegni. Lei adorava disegnare conigli perché erano i suoi protagonisti. E all'interno è qualcosa di magnifico perché è così. Cioè, quindi è un libro pesantissimo perché veramente è, vedi, poi le pagine sono, ah, aspetta, scusa, non ti ho fatto vedere che sotto è così, ha questo colorino giallino sempre con il coniglio e la scritta in argento, all'interno è così, tutto il mondo di la mappa dei mondi del mondo di Beatrix Potter. E le pagine sono satinate, quindi sono pesanti proprio. E lei scrive delle storie veramente bellissime. E quante pagine sono? 397 pagine. Cioè, 397 pagine di puro, vabbè, è orgasmico questo libro. Prenderei per idiota. Lei è Beatrix Potter. Grandissima, grandissima, grandissima. Penso che questo libro mi accompagnerà per un po' di tempo. Leggerò qualche paginetta ogni tanto, ma è bellissimissimissimo e io non potevo non comprarlo perché sono tornata un po' bambina. Quindi questo è il mio malloppone. Penso che continuerò con l'acquisto dei libri di Chesterton. Non ricordo più quanti sono, ma quando sarà finita la collezione poi te li mostrerò tutti comunque, così almeno avrai un'idea. Penso che comunque potrebbero essere sempre ordinabili tramite Famiglia Cristiana, anche magari solo il libro, non lo so, bisognerebbe informarsi. Bene, questo è quanto. Il prossimo book haul sicuramente sarà per Pasqua, mi farò un regalino perché no? Pasqua, marzo mi pare che sia. Altrimenti, vabbè, se sarò così brava, 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 da leggere tantissimo, cosa che non garantisco, chissà, magari sarà un buco gigante. Vabbè, e poi ce ne sarà un altro a giugno, perché a giugno io compio gli anni, quindi me lo merito. Bene, penso che dopo 22, vi 22 video, 22 minuti, praticamente 23. Ho finito di romperti le palle. Fammi sapere se hai letto qualcuno di questi libri. Fammi sapere cosa ne pensi, soprattutto della mia Beatrix Potter. E ci vediamo al prossimo video. Ricordati che qui sotto ci sono i link a tutti i libri che hai visto. Ciao, un bacione.